Quest'oggi siamo a Sovramonte, siamo venuti a trovare il sindaco Federico Dalla Torre per parlare, insomma, di ciò che sta venendo avanti nel suo comune. Buongiorno. Buongiorno. Partirei dallo strumento di programmazione per eccellenza, che è quello del bilancio, e poi da lì poi, espandiamo un po' il discorso. Come ente locale, avete approvato, insomma, il bilancio qualche mese fa, giusto? Abbiamo approvato il bilancio la settimana di Pasqua, in concomitanza anche con l'ultimo consiglio comunale del segretario Marino, che è andato in quiescenza e che ringraziamo per gli anni passati qui con noi. È un bilancio che, come le attività economiche, come il problema degli enti superiori a noi, risente della guerra e risente della crisi economica che dopo il 24 di febbraio sta capitando nel mondo. Sicuramente l'aumento dei costi energetici rende problematica sicuramente la fine, arrivare alla fine dell'anno con tranquillità. Ecco, viviamo settimana dopo settimana, perché veramente l'aumento dei costi energetici sarà un salasso per i comuni. È previsto sì un rientro da parte dello Stato centrale, però ad oggi ancora non quantificabile in totale, siamo a metà dell'anno, manca ancora l'altra metà e mancano i mesi più duri perché andiamo verso l'inverno, quindi non so cosa capiterà. Ecco. Comunque, detto questo, premessa che senza mettere paura a nessuno, ma è giusto partire dalla premessa con basi certe, noi non abbiamo toccato assolutamente la tassazione locale, né abbiamo toccato la tassazione dei servizi, quindi la mensa, il costo della mensa è rimasto uguale, quello per le scuole, il trasporto dei pulmini è rimasto gratuito, il costo della pesa è rimasto invariato, il costo dei servizi cimiteriali è rimasto invariato. L'unico aumento tarifario che ci sarà e che i cittadini questi giorni hanno visto perché è arrivato il primo giro di bollette è quello sulla tassa rifiuti, sulla Tari, che non è che un'amministrazione o l'altra possa decidere chissà che sui rifiuti, perché tutta la tassa rifiuti va a pagare il servizio. Il servizio costa sempre di più perché smaltire costa sempre di più e che i cittadini sono anche bravi, nel senso che abbiamo quasi un 80% di raccolta differenziata e questo ci permette di non fare aumenti spropositati. Però fa un po' pensare che smaltire e riciclare continui ad aumentarne i costi. Quindi, sì, è un po' una politica difficile da spiegare al cittadino che dice: ma siamo bravi perché dobbiamo continuare a pagare sempre di più? Ecco, questo, dicevo anche quella sera del Consiglio Comunale, è l'anno di passaggio, mi auguro definitivamente, al gestore unico anche per quanto riguarda i rifiuti o il consorzio di società. Il famoso affidamento da parte del lato rifiuti alle società in-house, dove noi siamo parte della Valpi Ambiente. Ecco. Vediamo nel 2023 cosa capiterà. Il servizio porta a porta spinto dovrebbe partire. Dico dovrebbe perché anche l'anno scorso, a metà dell'anno, c'era stato rassicurato che saremmo partiti il 1 gennaio 2022 con la raccolta spinta porta a porta. In verità, però, le disanime che i cittadini magari non riescono a comprendere, delle questioni tra le società, la provincia, il lato e poi attualmente anche le elezioni dei comuni più grossi che sicuramente porteranno qualche problema nel riassetto, ecco, del lato. Come sindaci siete sempre chiamati a ragionare, sempre di più chiamati a ragionare su, come dire, temi di area vasta, sia quando si tratta appunto di organizzare servizi, sia quando si tratta poi di andare a cercare dei finanziamenti. Che tipo di ragionamenti avete fatto qui? In che filoni, state lavorando? Diciamo che dal 2014, dal momento in cui a Roma hanno deciso di modificare la legge per i comuni di confine, quindi far entrare questa nuova dicitura, parte delle risorse vanno concordate come area vasta, ecco, l'area vasta è diventata un po' il motore di tutto il resto. Ecco.
Quest'anno è l'anno dell'area vasta, della seconda area vasta. Ricordo che la prima area vasta si era chiusa nel 2016 e aveva portato nel Feltrino più di 40 milioni di euro, esattamente 43 milioni di euro, e Sovramonte nella programmazione 2016 ero riuscito con il Comune di Lamon a portare a casa le ingenti risorse sia per la galleria Pala Rossa, che per noi è indispensabile, sia per l'ospedale, oltre a altri settori di intervento nel turismo, nella cultura, sul Monte Avena, eccetera. Quest'anno è l'anno della seconda programmazione di area vasta, il Feltrino porterà a casa circa, anzi non porterà, ha portato a casa circa 34 milioni di euro, più due che abbiamo recuperato dagli avanzi, quindi alla fine sono 36, e il Comune di Sovramonte avrà due interventi importanti, uno per quanto riguarda la valorizzazione del nostro edificio ex scuole di Faller, con la realizzazione anche di nuovi parcheggi a servizio della frazione, perché d'estate abbiamo seri problemi sia per le corriere sia per le macchine, e la sistemazione anche di una viabilità secondaria, in modo tale che nel momento dell'organizzazione di fiere o di chiusura della SP29 che attraversa il centro di Faller possiamo avere una strada di sfogo. L'altro intervento invece è un intervento anche questo molto imponente, concordato insieme ai comuni di Lamon e di Fonzaso, che è un primo stralcio dell'itinerario cicloturistico che va verso Fiera di Primiero. Sarà un itinerario per quanto riguarda la parte sovramontina che non correrà a fondovalle completamente, ma a un certo punto salirà, attraverserà l'altopiano sia nella parte alta sia nella parte bassa dell'altopiano. Quindi l'amatore e il ciclista potrà scegliere sia di andare a Passo Croce Daune e quindi ridiscendere per la via Claudio Augusta, oppure fare un passaggio meno impegnativo, ma sicuramente anche questo bello, che invece attraversare la piana e scendere poi a Varrosna, dove si collegherebbe con la ciclabile che arriva da Fiera di Primiero. L'intervento con i comuni contermini sarà fatto da Veneto Strade, perché nella prima parte useremo diversi tratti della SR50 dismessa, quelle che passa all'esterno delle gallerie. Ecco. Più o meno all'altezza della Pala Rossa, questo itinerario ciclo turistico con la realizzazione di due passerelle salirà alla piana di Sovramonte e poi correrà verso Zorzoi per poi correre e agganciarsi a Varrosna, dove abbiamo sia l'arrivo della ciclabile del Primiero sia il nostro sito archeologico, che quindi diventa anche un modello di valorizzazione turistica. Ecco. Sul mondo della bicicletta avete fatto anche altri ragionamenti? Sì, in queste settimane hanno completato il montaggio di due stazioni bike sharing che erano previste, le abbiamo realizzate non con il contributo regionale, che alla fine è andato perso, nel senso che siamo arrivati in singola autoria ma non finanziati, per cui grazie alla nostra società elettrica e a un progetto che si chiama Green Primiero abbiamo avuto anche due nostre stazioni, una presso gli impianti sportivi, quindi una per la parte bassa del comune, e una a Faller. Sono stazioni di biciclette, per le biciclette elettriche, posta all'interno di un programma di valorizzazione, quindi nel momento in cui esce la promozione per questo Green Primiero legato alla mobilità sostenibile, all'interno di questo Green Primiero ci saranno anche le stazioni di impianti sportivi Sovramonte e Faller. Questo ci permetterà sia di avere, di essere all'interno della loro promozione, quindi il turista può vedere che anche a Sovramonte si può ricaricare le biciclette, sia il programma che hanno preso per la gestione è un programma europeo, quindi alla fine diventa un percorso all'interno di una programmazione europea, per cui anche il turista tedesco che scende sa che oltre al Primiero c'è Sovramonte che può fornire determinati servizi. È invece allo studio, al carattere invece definitivo, la progettazione del terzo bike sharing, quello che invece è quello più sostanzioso, che è quello di Croce Daune,
dove oltre alla semplice stazioncina c'è anche una struttura che accoglierà le biciclette, ci sarà la possibilità di affittare e aggiustare le biciclette, e più abbiamo concordato di non fare la palestra di roccia sì come era prevista, cioè alta 15 metri eccetera, anche per i problemi di gestione che avrebbe avuto, nel senso che stando all'esterno le parti di plastica comunque avrebbero, ecco, ma proporre un boulder, nel senso che una palestra di roccia più bassa, massima altezza 4 metri, che quindi non serve ci sia lì la persona che segue perché ha i tappetoni sotto, e farla possibilmente chiusa, vetrata, chiusa, in modo tale che uno anche da fuori può osservare, non so, il figlio che fa, eccetera, in tutta sicurezza. Ecco. Questo ci permetterà di avere a Croce d'Aune un bel prodotto, ma anche di facile gestione, perché questa è la sfida per il futuro, fare delle cose però che siano anche facilmente gestibili, perché poi queste cose qui vanno nella gestione, vanno nella spesa corrente dei comuni, e lì è il problema di tutti i comuni italiani. La sfida del presente invece è realizzare le opere, perché il costo dei materiali ha avuto un'impennata di un certo tipo. Sì, noi siamo anche stati scottati recentemente, avevamo con Veneto Strade un intervento sulla SP473, un intervento che aspettavamo da molto tempo, che abbiamo potuto finanziare grazie a un'annualità. Questo fa vedere anche che i comuni non sono egoisti, ma per quanto ci riguarda lavoriamo anche su strutture che competerebbero ad altri, perché la SP473 sarebbe della provincia, ma noi per la nostra fruibilità investiamo. Ecco. Lì era già stato fatto il progetto esecutivo, già fatta la gara, assegnati i lavori, fatti gli espropri, e la ditta ha rinunciato per l'aumento esponenziale dei prezzi, non ci sta dentro, neanche con il decreto governativo che andava incontro. Questo ci porrà il problema di sicuramente rifare la gara, e quel posto lì, che è, chiamiamolo così, l'allargamento del capoluogo qui a Servo, ci porterà a lavorare nell'estate 2023, perché è un intervento che possiamo fare solo d'estate, quando non abbiamo i pulmini da portare i ragazzi a scuola, e questo ci dispiace tantissimo. Era un intervento previsto a luglio 2022 e scatterà a luglio 2023, salvo che la seconda e terza ditta arrivata alla gara non accetti, ma con continuo aumento dei prezzi, la fluttuazione, credo che sì. Parto con i piedi per terra, poi se abbiamo il colpo di provvidenza, meglio o no. Mentre l'FCC, siccome sono i giorni in cui i comuni di prima fascia devono presentare le richieste, scade il 15, noi quest'anno abbiamo deciso, anche se avevamo altre idee, di fare un'emergenza, di mettere i 500.000 euro su un'emergenza che abbiamo avuto durante il Giro d'Italia. Si è veduto, abbiamo dovuto chiudere la SP473 per 6 giorni, in quanto si era aperta una falla mostruosa all'attraversamento della frazione di Sorriva, e a causa di un tombotto storico, ecco, di vecchia data, per cui abbiamo deciso di fare regimazione delle acque e tutta una serie di interventi per mettere in sicurezza la 473 all'ingresso della frazione di Sorriva, dove la situazione, insomma, si può anche vedere, l'asfalto è calato di circa 10 cm, per cui adesso non possiamo più esimerci da dire non sapevamo. Dopo quello che abbiamo subito per 6 giorni, abbiamo fatto una video ispezione, sappiamo com'è la situazione, quindi dobbiamo agire in fretta. Grazie mille per averci accolti, quindi. Grazie a voi. E quindi ci vediamo alla prossima tappa.